Benvenuto compare Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo all'interno della clausura, questo lungo corridoio. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi la storia di Berto, 52 anni, che vive in un tranquillo paesino vicino Turbino e ci ha voluto raccontare la sua storia attraverso queste email che leggete in sovraimpressione. Potete continuare anche voi ad inviare la vostra storia. Berto era insieme a suo fratello e viaggiava lungo l'autostrada direzione Piacenza per partecipare ad una fiera legata appunto al suo lavoro. Quel giorno un'insolita richiesta sfugge dalle sue labbra. Lui chiede a suo fratello di recitare insieme un'Ave Maria, ecco, durante questo percorso. Chissà quanti lo fanno, chissà quanti dimenticano, a volte anche quando intraprendiamo un viaggio, ecco, di fare una piccola preghiera affinché quel viaggio vada bene, no? A Santa Maria del Cammino. Ecco, un'Ave Maria. Un gesto inconsueto, però, racconta Berto, per entrambi, soprattutto andando poi a considerare il contesto. L'aria umida rende l'aria gelida. Mentre procediamo in autostrada, improvvisamente di fronte a noi un incidente. La strada è bagnata, l'asfalto scivoloso, l'istinto di Berto lo porta a premere con forza il freno, ma la macchina continua a slittare fino ad entrare poi in collisione con un'altra vettura precedente. Quindi si crea una sorta di tamponamento a catena. Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, ed immediatamente sono illesi, Berto e suo fratello escono immediatamente dalla vettura, ma dietro di loro stanno arrivando due camion. Il loro, ecco, intervento, racconta, un intervento inaspettato di due autisti evita ulteriori tragedie. Infatti uno dei camion si scontra con altre macchine che sono nella corsia di destra, mentre l'altro devia verso sinistra, evitando così i due fratelli che si trovavano ancora sulla carreggiata perché stavano uscendo dalla loro auto. Scossi e spaventati, Berto e suo fratello, che erano appena scesi dall'auto, si ritrovano così in mezzo ad un panorama surreale fatto di rottami di auto, di benzina e di frutta sparsa per terra. L'incidente, ci racconta Berto, ha coinvolto circa 24 vetture, ma miracolosamente, a parte il camionista di uno dei due camion che era ferito, tutte le altre persone sono rimaste illese. Tra lo sgomento generale, allora Berto, che nota delle persone raccogliere tutta la frutta che era caduta dai camion, Berto con un gesto impulsivo dà un calcio ad un'arancia perché vede sotto che c'è qualcosa e scopre un'immagine, un'immaginetta di Padre Pio, tutto immerso e bagnato dalla benzina. Con stupore, con timore, lui percepisce proprio in quel momento, attraverso questo incontro, potremmo dire proprio così, e lo scrive anche lui, che lo lascia sbalordito, percepisce la presenza di Padre Pio, spinge lui stesso questo avvenimento alla ricerca della fede che fino a quel momento era superficiale, privo di significato. Mesi dopo l'incidente, Berto vuole venire qui a San Giovanni Rotondo per ringraziare il Signore, ma soprattutto per venire a ringraziare anche l'intercessore, Padre Pio da Pietrelcina. E da quel momento la presenza di Padre Pio lo accompagna, lui scrive, anche in moltissime altre occasioni. E poi lui conclude questa email con questa espressione che ci ha colpito e che vogliamo condividere con voi. Spero un giorno, attraverso le carezze amorevoli del Signore e della nostra Mamma Celeste, che Padre Pio mi conduca in paradiso.